Risico schizzati per la gara valevole girone C. Mercoledì sera una vittoria importante al Fulmicotone, una vittoria soprattutto sofferta per questi Risico che alla fine non demordono mai nonostante le mille difficoltà. Migliore in campo a mio avviso Andrea Di Bella, difensore centrale che ha anche sbloccato le marcature, ha aperto le danze con un bel gol di testa, ti sei addossato tutte le responsabilità della squadra, tu assieme ad alcuni compagni, insomma il gruppo storico. Quanto è importante questa vittoria, Andrea? Che dire, sicuramente insomma è importante, importante perché comunque mancavano le persone, possiamo dire l'attacco mancava, anche perché Luca c'era, ma c'era fisicamente presente in campo, si è fatto male subito, anzi è riuscito a segnare comunque un gol, comunque è stato importante perché se non l'avesse segnato comunque la partita sarebbe finita in pareggio, se non anche peggio. Esattamente, il gol del 3-1, il gol dell'allungo. Sì. Oggi praticamente un'infermeria o una serie di indisponibili lunghissima, Ivano Mirulla, Nunzio Musumeci, contiamo anche Bravo. Trovato, Daniele Trovato, penso Daniele che comunque Trovato. Non è della gara, quindi sicuramente tanti indisponibili. Qual è una vittoria che comunque vale, che proseguo sarà per il Risico, sappiamo è una squadra competitiva e vuole dire la sua. Sì, sicuramente, fosse stato l'anno scorso magari questa partita l'avremmo... Se andava bene pareggiato, ti ricorderai comunque l'anno scorso tante partite, magari non siamo riusciti ad andare avanti proprio per questo motivo, insomma. Speriamo di riuscire insomma a sistemare la cosa, quantomeno davanti, dietro, vabbè, Paolo, sì, manca assai. Insomma, è la prima volta. Ecco, ci siamo dimenticati, vedi, Paolo Caramagno, il centrale. L'avevo detto prima, infatti. Sì, sì. Oggi sono riuscito a giocare centrale, insomma, è stata una bella sensazione. Senti Andrea, parliamo della partita, la partita complicata soltanto nel finale, perché all'inizio siete riusciti a imprimere la marcia giusta, il gol tuo, anche se loro poi hanno fatto l'1-1, ma poi il 2-1, il 3-1, quasi scioltezza nonostante tutto. Nel finale ovviamente la stanchezza si è fatta valere, penso. Nel finale la stanchezza e forse, non lo so, la paura di essere raggiunti. Devo dire che per più o meno tre quarti di gara, fino a quando anche Luca insomma non ha iniziato più di tanto a zoppicare, siamo riusciti a... Non me l'aspettavo neanche, devo dire la verità, siamo riusciti insomma, a darci una forma, essere abbastanza quadrati, perché abbiamo giocato abbastanza, devo dire abbastanza bene, insomma non me l'aspettavo, dico la verità, perché comunque l'assenza di Paolo, di Nunzio, Ivano, Daniele, ripeto, non per parlare sempre delle stesse cose, meno male che insomma oggi abbiamo ritrovato una persona fondamentale, il fondatore della nostra squadra. Devo dire che insomma un gol, tre assist, più di questo onestamente. Autore del gol del 2-1, Francesco Bassi, a cui naturalmente rivolgiamo anche un importante applauso. Andrea, allora ci rivediamo sicuramente a partire da mercoledì prossimo con dei Risico meno incerottati. Speriamo, anche se insomma non so dire esattamente come andranno le cose, speriamo, perché è un peccato giocare sempre così in affanno. Io ho avuto uno sfogo, ho detto insomma Paolo, questo è l'ultimo che facciamo così. In realtà sappiamo benissimo che non lo pensi. Mi ricorda questi Risico una squadra di Serie A eliminata da poco in Coppa UEFA, che è relegata in terza posizione, sempre indisponibile in poche parole, stiamo parlando del Milan naturalmente. Che ti devo dire, hai detto tutte cose tue, che stai detto, cioè non... facciamo paragoni. Per gli indisponibili assolutamente. Va bene, ok Andrea. Allora ci rivediamo mercoledì prossimo. Risico 3, Schizzati 2. Da Francesco Lesicci è tutto. Alla prossima.